Poco dopo che Gesù Cristo istituì la sua Chiesa, essa cominciò a sviluppare profonde radici nel terreno fertile dell'antica Europa. Cercando di adempiere il loro incarico di insegnare a tutte le nazioni, gli apostoli da poco chiamati piantarono fedelmente i semi della salvezza là dove in seguito sorsero la Turchia, la Grecia, Malta, l'Italia e altri paesi europei. Benché le differenze culturali tra queste neonate congregazioni fossero considerevoli, esse avevano due cose in comune: la fede nel Salvatore risorto e il pericolo perenne delle persecuzioni. Paolo insegnò che prima della seconda venuta del Signore ci sarebbe stata l'apostasia, nota come la grande apostasia. Dopo la morte degli apostoli, la cristianità continuò a diffondersi nel continente europeo. Tuttavia, nei secoli che seguirono, come profetizzato, i disaccordi sulla dottrina di Cristo causarono discordie, sofferenze e guerre. Ciò nonostante, molti si aggrapparono alla loro fede nel Signore e fecero del loro meglio per mettere in pratica i suoi insegnamenti. Oggi, le cattedrali, le opere d'arte, la musica e gli altri simboli religiosi di ogni angolo dell'Europa sono una testimonianza importante del suo ricco retaggio spirituale. Come nei tempi antichi, anche gli apostoli moderni hanno ricevuto l'incarico di portare il Vangelo a tutta la terra. Nel 1837 il profeta Joseph Smith ricevette dal Signore la direttiva di inviare i primi missionari in Inghilterra. Nonostante la crescente persecuzione su entrambe le sponde dell'Atlantico, essi avevano fede che la verità avrebbe prevalso e presto trovarono individui e famiglie intere pronte a ricevere il messaggio della Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Mentre la missione britannica prosperava, altri missionari furono mandati in altre parti d'Europa. Molti partirono senza soldi né provviste, confidando solo in Dio per il loro mantenimento. A poco vi furono dei convertiti in quei luoghi ora noti come la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, l'Islanda, la Francia, la Germania, la Svizzera, l'Italia, l'Olanda, il Belgio, la Romania, la Finlandia, l'Austria, l'Ungheria e Malta. Dopo aver celebrato il primo battesimo in Italia, l'anziano Lorenzo Snow disse: «La Chiesa è stata stabilita, l'albero è stato piantato e le sue radici stanno attecchendo». Con la crescita della Chiesa crebbero anche il pregiudizio e le persecuzioni, rendendo sempre più difficile predicare e vivere il Vangelo. Nondimeno, i santi europei perseverarono nella fede, credendo di essere stati scelti tra tutti per edificare il regno di Dio in questi ultimi giorni. Alcuni aiutarono persino ad affrettare l'opera missionaria fra i connazionali, traducendo il Libro di Mormon nella propria lingua natia. In Europa, durante questo periodo del XIX secolo, decine di migliaia di convertiti si unirono alla Chiesa e in seguito risposero alla chiamata di radunarsi a Sion, in Nord America. Quest'infusione di santi europei cambiò per sempre la Chiesa, poiché i migranti non portarono con sé solo la loro nuova fede, ma anche i loro talenti, le loro competenze e le loro diverse culture. Mentre alcuni servirono come archivisti, storici o artigiani nella costruzione di magnifici templi e tabernacoli, altri entrarono nelle fila dei dirigenti generali, tra cui il quorum dei 12 apostoli. Benché l'emigrazione ridusse drasticamente il numero dei membri della Chiesa in Europa, questi santi fedeli non tagliarono completamente i ponti con la propria terra natia. Molti accettarono la chiamata di attraversare di nuovo l'oceano per servire una missione. Alcuni lo fecero addirittura più volte. Tra i missionari di oggi che servono in Europa, molti tracciano la loro discendenza da questi primi convertiti, mentre altri sono pionieri in quanto prima generazione di membri della Chiesa. Per gran parte del XX secolo, l'Europa era divisa per via di conflitti sanguinari e alleanze geopolitiche. Ciò nonostante, all'inizio del secolo, i dirigenti della Chiesa iniziarono a incoraggiare i membri a rimanere nel proprio paese per edificare Sion, invece di emigrare nel Nord America. Di conseguenza, i santi degli ultimi giorni europei furono chiamati sempre più spesso a dirigere le congregazioni, i distretti e le missioni. A causa delle due guerre mondiali, milioni di persone di tutto il continente, inclusi molti santi degli ultimi giorni, videro morte, devastazione e sfollamenti. Centinaia di detentori del sacerdozio europei di entrambe le fazioni in conflitto cercarono di vivere il Vangelo e allo stesso tempo
di compiere il proprio dovere civico tramite il servizio militare. Un numero ancora maggiore di membri, uomini, donne e bambini, rimase a casa sopportando difficoltà e sofferenze estreme durante l'avanzata degli eserciti. Tra le ceneri e le macerie delle nazioni, i santi, giovani e meno giovani, si assunsero la responsabilità di continuare a diffondere la fede, di servire il prossimo e di vivere il Vangelo di Gesù Cristo. Mentre la Chiesa nello Utah inviava soccorsi e risorse indispensabili al continente dilaniato dalla guerra, i santi europei, molti dei quali avevano perso tutto, continuavano ad aiutare. Per esempio, nel 1946 i santi olandesi inviarono tonnellate di patate ai loro fratelli e alle loro sorelle affamati in Germania, nonostante la guerra li avesse da poco visti nemici. Negli anni successivi, un rapido aumento dei membri portò a un bisogno pressante di migliori edifici. Ragazzi e ragazze di ogni dove furono chiamati come missionari addetti alla costruzione delle cappelle. I membri del luogo sacrificarono spontaneamente le loro serate e i fine settimana per contribuire alla costruzione. Il risultato finale consistette in decine di case di riunione in tutto il continente e un gruppo ben addestrato di futuri dirigenti della Chiesa. Allo stesso tempo, gran parte dell'Europa centrale e orientale si trovava sotto il controllo di regimi comunisti che limitavano gli spostamenti e l'espressione delle proprie idee, soprattutto della fede in Dio. Anche i membri della Chiesa subirono le conseguenze di questi cambiamenti. Malgrado le condizioni difficili, trovavano spesso dei modi creativi per promuovere la propria fede. In Cecoslovacchia, per esempio, i santi insegnavano il Vangelo mentre tenevano lezioni di yoga. In Polonia, alla Chiesa fu permesso di aprire un ufficio informazioni con coppie missionarie senior. In Jugoslavia, Krešimir Ćosić, campione di pallacanestro convertito alla Chiesa, faceva vedere alcune pellicole della Chiesa durante alcune partite. Nella Repubblica Democratica Tedesca, nota anche come Germania dell'Est, i membri della Chiesa avevano l'ottima reputazione di cittadini rispettosi della legge, tanto che il governo suggerì alla Chiesa di costruire un suo tempio a Freiberg. L'edificio è stato dedicato nel 1985, rendendo per la prima volta le benedizioni del tempio disponibili a migliaia di santi. Per l'anziano Russell M. Nelson, che era stato chiamato apostolo da poco e a cui era stato affidato l'incarico di aprire le porte di quelle nazioni, il Tempio di Freiberg è stata una conferma che il Signore era in grado di portare a termine compiti apparentemente impossibili anche tramite le persone più improbabili. Provava, inoltre, che se i membri rimangono fedeli ai comandamenti di Dio, possono ricevere tutte le benedizioni della Chiesa. Anni prima, i dirigenti della Chiesa si erano commossi davanti alla dedizione costante dei santi europei e capirono che era arrivato il momento di costruire dei templi in quella parte della vigna del Signore. Il primo è stato il Tempio svizzero, che con il suo stile moderno e l'utilizzo innovativo della tecnologia ha permesso ai membri di molti paesi di partecipare al culto nel Tempio contemporaneamente in molte lingue diverse. Nel 2022, l'area Europa ha la benedizione di avere 13 templi operativi, uno in fase di completamento e altri 4 annunciati. Questi edifici sacri rappresentano il concretizzarsi delle benedizioni di tanti anni di obbedienza e sacrificio in tutta Europa. Nel marzo del 2019, il presidente Russell M. Nelson ha definito la dedicazione del Tempio di Roma un momento cardine della storia della Chiesa. Il profeta ha continuato dicendo: «Le cose avanzeranno a ritmo accelerato. La Chiesa avrà un futuro senza precedenti, senza eguali. Adesso stiamo solo preparando la via a ciò che verrà». In realtà, questo è già evidente nel modo in cui i santi degli ultimi giorni europei si stanno legando fedelmente al Signore tramite le alleanze e le ordinanze. Come i loro antenati spirituali, membri di tutte le età mettono in pratica i principi dell'amore, della condivisione e dell'invito per progredire gioiosamente lungo il sentiero dell'alleanza. Che sia tramite la condivisione del Vangelo, il lavoro di tempio e di storia familiare, il prendersi cura dei bisognosi o molti altri modi, i santi europei stanno facendo la loro parte nel raccogliere tutte le cose sotto un sol capo, sì, in Gesù Cristo.